Buonasera a tutti. A me, prima di iniziare con il mio modo di vedere le variazioni, quindi variazioni che parlano della storia dell'uomo e della sua relazione con il cibo e del ruolo dell'agricoltura nella società odierna, un minimo di spiegazione perché, come Slow Food Campania, abbiamo voluto ospitare questo evento nello Slow Food Theater, perché mi piaceva in qualche modo parlare di trasversalità, no? E i profumi di Gabriella hanno a che fare con la memoria olfattiva, hanno a che fare con la propria percezione di gastronomia, anche di ricordo di casa in qualche modo. Però sono un grande esercizio anche intellettuale, un po' quello che fanno anche gli chef. Però tutti quanti noi, chef, chi come Gabriella produce profumi, noi di Slow Food che ci occupiamo di cibo, non dobbiamo dimenticarci che alla base di questo cibo c'è il lavoro di migliaia di persone in tutto il mondo che appunto lavorano per produrre questo cibo. Allora, se possiamo, ho bisogno naturalmente della presentazione, quindi magari vengo io lì. Allora, chi conosce un pochino la nostra associazione sa che noi intendiamo vedere il cibo in maniera olistica, cioè da tanti punti di vista, dal punto di vista della storia, dell'antropologia, della salute, del piacere. Quindi quelli su cui mi soffermerò sono solamente alcuni di questi aspetti. Naturalmente Slow Food Campania non può fare a meno di parlare di dieta mediterranea, visto che Ansel Keys è a Pioppi nel Cilento, che ha avuto l'intuizione di legare il modo di mangiare al nostro stato di piacere e di salute. Quindi attraverso il suo Eat Well, Stay Well, intendeva appunto il coniugare piacere e salute. La cosa che mi piaceva di questo evento era anche quella là di poter parlare però di sensorialità. L'olfatto è uno, è dimostrato scientificamente che è uno dei sensi che l'uomo, dal punto di vista anche genetico, ha perso più rapidamente. L'evoluzione, migliaia di anni, ha fatto sì che molti dei geni che fanno parte del nostro corredo genetico non fossero legati all'olfatto, non fossero più attivi, per cui abbiamo molti meno, potenzialmente tanti geni che codificano per l'olfatto, ma molti si sono disattivati, quindi si direbbe nella loro espressione fenotipica non vengono tradotti. E quindi in un posto come questo, con l'orto che Slow Food Italia ha creato proprio qui alla mia destra, era un luogo ideale per parlare di olfatto e di recupero dell'olfatto, però anche per parlare di tipicità, perché il lavoro che mi ha presentato Gabriella ci parla di tradizione più che di tipicità, perché in realtà appunto volevo provare insieme a voi anche a definire la parola tipicità con alcune citazioni. La tradizione intesa come biodiversità senza conoscenza è assolutamente insufficiente. No, la tipicità non è una targa, un anno di fondazione apposto a un'etichetta di un cibo oppure di un locale, non è un menu con tanti prodotti eccellenti, quindi però nel contempo è anche l'unione di tutte queste cose. Sappiamo, e vado un po' più veloce, che il Made in Italy gastronomico è il terzo marchio più noto e ricercato al mondo. Citando il nostro presidente nazionale, il merito di questa attenzione che il mondo ci riconosce
ed Expo naturalmente è un luogo dove questo riconoscimento avviene più forte, va scritto innanzitutto alla grande varietà di prodotti che esistono nel nostro paese. Il discorso si fa poi ancora più interessante se riferito al settore agroalimentare, dove oltre ai prodotti italiani a godere di ampia fortuna sono anche quelli del cosiddetto Italian Sounding. Quindi in qualche modo questo stile italiano premia non solo i prodotti che realmente sono italiani, ma anche quelli che a questa italianità si rifanno. E mi avvio verso le conclusioni cercando di spiegarvi il mio coniugare il tema variazioni a quelle che sono le variazioni spontanee che avvengono in natura e che creano biodiversità. In migliaia di anni la natura è stata capace di generare specie vegetali e razze animali tanto diverse. Questa biodiversità è un patrimonio di tutti, ma è un patrimonio che stiamo perdendo. Qui a pochi metri, nello spazio subito vicino all'orto, per chi non l'ha fatto ancora potrà assistere a una mostra permanente sul tema della biodiversità, per capire proprio che è un patrimonio importante. Quindi variazioni come biodiversità, ma variazioni anche come lavoro degli agricoltori che nei secoli, senza ricorrere agli OGM, agli organismi geneticamente modificati, ma con la sapienza, cercando di incrociare quella che si chiama selezione genica, miglioramento genetico, sono riusciti a accompagnare e a vivere al fianco della natura senza volerla stravolgere, invece come la scienza vorrebbe fare attualmente. Per cui il cibo diventa anche natura e anche cultura. Queste variazioni vanno in qualche modo preservate. Il termine resilienza non so quanti è conosciuto, però è semplicemente quella, in ecologia si descrive come la capacità di un sistema di variare per rispondere ai traumi subiti. Quindi la biodiversità è un elemento essenziale della resilienza. Vado un po' più veloce per ricordare a tutti quello che fa Slow Food per la propria battaglia di resilienza, quindi il progetto, la rete, la grandissima rete internazionale di Terra Madre, tutte le nostre comunità del cibo, il progetto dell'Arca del Gusto che anche in Campania ma in tutto il mondo cerca di tutelare ciò che rischia di scomparire. Però tutto questo non esisterebbe senza il lavoro dei contadini. Sono partito da qui e ritorno qui per la conclusione. Abbiamo lanciato come associazione una grandissima sfida, spero che in qualche modo voglia essere colta anche da Gabriella, ma anche dagli chef che sono qui presenti, dare un piccolo contributo affinché 2000 giovani contadini, 2000 custodi del nostro produttore cibo, della biodiversità, degli attori della lotta di resilienza possano venire qui a Milano e riempire ancora di più di contenuti questo spazio come stiamo cercando di fare oggi. Quindi ad ottobre ci sarà il nostro Terra Madre Giovani, è partito il crowdfunding per far venire qui questi giovani contadini. Spero che tutti quanti voi vogliate contribuire e sono sicuro che gli attori e le persone presenti a questo tavolo lo faranno. Grazie.